Nell'ambito delle iniziative programmate in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo, venerdì 21 giugno 2024 si è tenuta a Porto Ulisse, frazione del comune di Ispica in provincia di Ragusa, una cerimonia di commemorazione dei militari della Guardia di Finanza caduti in occasione dello sbarco anglo-americano del 1943 in Sicilia, nei pressi del monumento eretto in memoria dell'operazione Husky. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943 le truppe canadesi sbarcarono a Porto Ulisse. Qui finanzieri che presidiavano la postazione 56 denominata Castelluzzo, sita in prossimità dell'edificio della brigata della Guardia di Finanza, opposero una vigorosa resistenza che costò la vita a quattro fiamme gialle: brigadiere Lorenzo Greco, finanziere Emanuele Giunta, finanziere di mare Pietro Nuvoletta e finanziere di mare Raffaele Bianca, che per il loro valore nell'affrontare un avversario superiore per forza, equipaggiamento e volume di fuoco furono decorate al valor militare alla memoria con una medaglia d'argento e tre di bronzo. Alla cerimonia, nel corso della quale è stata deposta una corona d'alloro a ricordo di tutti i caduti ed è stato osservato un momento di raccoglimento, hanno partecipato il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale di divisione Cosimo Di Gesù, il prefetto di Ragusa, sua eccellenza dottor Giuseppe Ranieri, le massime autorità civili e militari della provincia, nonché una rappresentanza di finanzieri in servizio del contingente di terra e di mare in congedo della sezione Anfi di Ragusa. Al termine dell'evento, gli intervenuti hanno potuto visitare la caserma dedicata al brigadiere Lorenzo Greco, attiva fino al 7 agosto 2006 e sede della loro brigata del corpo, all'interno della quale è stata allestita una sobria mostra fotografica che ripercorre alcuni momenti di vita operativa del reparto. Sono stati oltre 800 i partecipanti al raduno regionale dei catechisti organizzato a Caltanissetta dall'Ufficio regionale per la catechesi della Conferenza Episcopale Siciliana. L'appuntamento è stato parte integrante del convegno di catechesi che si è svolto a Caltanissetta venerdì 21 e sabato 22 giugno. L'evento dal titolo Ascolto, comunicazione e linguaggi, evangelizzare il contesto siciliano ha visto nella prima giornata primo momento di condivisione e di confronto con sacerdoti delle diverse diocesi dell'isola e poi di approfondimento e riflessione con le equipe catechistiche delle diocesi siciliane. Sabato 22 il grande raduno con catechisti provenienti dalle 18 diocesi dell'isola, riuniti per condividere esperienze e rinnovare il loro impegno nella missione di evangelizzazione. Mai come in questo momento credo che tutte le comunità cristiane, non soltanto in Italia ma in Europa, ma direi nel mondo, sono sfidate da questo contesto culturale. Credo in termini positivi, perché vuol dire riappropriarsi della capacità di fare una proposta agli uomini e alle donne di oggi. Evangelizzare in un cambiamento d'epoca, come dice il Papa, ovviamente deve essere l'occasione di dar spazio alla creatività, perché le vecchie categorie non reggono più e vanno ripensate. Il che vuol dire molte volte anche rovesciare la prospettiva, non dire ma ascoltare, non insegnare ma accompagnare, far partecipare il destinatario, appunto che non è più un destinatario, ma è un coprotagonista insieme alle persone che vogliono tutti insieme comunicare il Vangelo. Papa Francesco ci ha aiutato a capire che non siamo in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d'epoca. Questo ci provoca a una rivisitazione molto forte del nostro modo di comunicare, del nostro modo di essere. Occorre fare quello che i fisici quantistici dicono di imparare dalla confusione. Noi abbiamo paura della confusione, anche perché crediamo che ci sia la verità, però questa verità va riscoperta nel contesto di oggi. Direi un bilancio positivo di questa giornata, vissuta all'insegna della gioia, della condivisione, della festa. È stato un momento bello, dove più di 800 catechisti, insieme con il Vescovo Russotto, il Vescovo Gisana, e al direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale, e a degli ospiti illustri come il direttore dell'Osservatorio Romano e il professor Marco Tibaldi, ci siamo confrontati nei nuovi linguaggi per un'evangelizzazione che diventi più efficace in risposta alle esigenze dell'uomo di oggi. Avranno inizio giovedì prossimo i lavori di ripristino del mando stradale di diverse strade nella zona ovest della città, in parte dissestate in seguito alle operazioni di scavo sostenute negli ultimi mesi da Enel Distribuzione.
Il piano degli interventi è stato messo a punto nei giorni scorsi nel corso di una riunione che si è svolta nell'assessorato comunale alle manutenzioni, retto da Giovanni Petralia, con le aziende interessate all'esecuzione dei lavori per rendere uniforme l'asfalto stradale. Le vie interessate alla bitumazione sono via Armando Diaz, viale Mario Rapisardi, le vie Angelo Mosso, Negrelli, Gambetta, D'Amico, Retano, Confalonieri, Sapri, 31 Maggio, Speri, Serve della Divina Provvidenza, Saffi, Caracciolo e Coronato. Terna, che invece ha operato con propri mezzi meccanici per potenziare gli impianti di approvvigionamento elettrico nella zona centrale della città, ha garantito all'assessore Petralia che gli interventi di ripristino di proprie competenze verranno portati a termine entro il mese di luglio 2024. Le operazioni riguardano strade cittadine anch'esse rimaste parzialmente dissestate, come Corso Italia, Piazza Trento, Piazza Verga, Via Tomaselli e altre arterie in cui il mando stradale verrà anch'esso sistemato e reso uniforme. I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato per evasione un trentenne pregiudicato catanese. In particolare, nell'ambito di un servizio di controllo agli arrestati domiciliari, i militari hanno verificato che il giovane fosse regolarmente in sua abitazione di Viale Moncada, come previsto dalla misura cautelare alla quale era sottoposto. Arrivato al secondo piano dell'edificio, gli operanti hanno bussato più volte alla porta del suo appartamento senza ricevere alcuna risposta. A quel punto i carabinieri, accertato che il trentenne non avesse alcuna autorizzazione per allontanarsi da casa, hanno richiesto rinforzi e, mentre una pattuglia ha avviato le ricerche nelle zone circostanti all'abitazione con il costante supporto della centrale operativa, un secondo equipaggio è rimasto nei pressi dell'abitazione per verificare che il giovane non rientrasse di nascosto. L'organizzazione delle ricerche ha consentito ai militari, dopo pochi minuti dall'inizio delle operazioni, di notare che l'evaso stava salendo le scale del palazzo per entrare in casa e pertanto è stato immediatamente bloccato. Colto sul fatto, l'uomo ha tentato di giustificare la sua assenza ai militari riferendo di essere andato in un negozio di generi alimentari lì nei paraggi perché colto da un attacco di fame nervosa, ma nulla sono valse le sue scuse in quanto è stato arrestato dai carabinieri per evasione e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.